Quante cose sono cambiate in una settimana? In primis la voce, ragazzi, è andata via, adesso è tornata l'influenza, 39 di febbre, non passava mai, il canale YouTube era fermo, non c'era più un video al giorno. Meno male, ho trovato Antonio che ha creato per voi la rubrica che avete visto nella scorsa puntata, nello scorso video. Adesso però è arrivato il momento di recensire lui, ovvero il Nubia Z11 in versione Max. Prima di partire con la nostra sigla, dobbiamo prima elencare delle piccole novità. Allora, la prima cosa, gli occhiali nuovi. Sì, ragazzi, sono diventato quattro occhi. Devo mettere gli occhiali e quindi vedrete un Guerzo 86 più vecchio nel tempo con anche gli occhiali. A parte quello, ragazzi, la campanellina, dovete attivare le notifiche, altrimenti YouTube non vi segnalerà più un mio video, un mio nuovo video. Quindi campanellina la trovate vicino al tasto iscriviti, quindi molto semplice. Seconda cosa, andate sul sito di pianetasmart.it, trovate la recensione scritta completa di uno dei phablet più interessanti del momento, ovvero il Nubia Z11. Terza cosa, non lo so, ah sì, potete acquistare questo smartphone con lo sconto. Nubia Mobile, nubiamobile.it mette a disposizione il codice sconto GUERZ86, quindi molto facile, il 4% di sconto direttamente al carrello e adesso siamo pronti e quindi facciamo partire la sigla. Quindi ragazzi, prima di iniziare ad analizzare questo Z11, io partirei dalla costruzione di questo smartphone. Davvero costruito con materiali perfetti, ma Nubia ormai ci ha abituato ad una costruzione quasi perfetta in tutti i suoi dispositivi, in tutti i suoi smartphone, e anche Z11 Max fa questo, ovvero è costruito in maniera davvero maniacale dal produttore, una parte posteriore con una fotocamera che sporge ma nasconde un colore rosso bellissimo, un sensore biometrico per sbloccare il telefono tramite impronta digitale, un dual LED flash a doppia temperatura. Abbiamo l'USB che è di tipo C, abbiamo un speaker che è mono, una fotocamera posteriore targata Sony, una 16 megapixel e una frontale che è da 8 megapixel. Per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche, lui è un 185 grammi di peso, chiaramente dual SIM, entrambi in formato nano. Possiamo rinunciare alle due schede se inseriamo una micro SD per espandere la memoria di sistema, che è da 64 GB. Il display è una bellissima unità. Super AMOLED 6 pollici, Full HD 368 sono i pixel per pollice, il tutto garantito da un Corning Gorilla Glass 3. Il processore è uno Snapdragon 652 octa-core, la GPU l'Adreno 510, la memoria RAM è da 4 GB e abbiamo chiaramente 4 mAh di batteria. Come sempre andiamo a raccontare come riceve la linea questo Nubia Z11 Max, ma soprattutto come si sente l'audio in capsula, lo speakerino, insomma andiamo ad analizzare tutto quello che è la parte telefonica di questo telefono. Servizio TIM prepagato, buongiorno. Vuoi giocare illimitatamente sul tuo smartphone? Allora, sentite come il viva voce è forse un pelino basso, però ecco, non ho mai fatto fatica una volta attivato. Per quanto riguarda la ricezione è buona, anche il wifi prende bene, non ho notato nessun tipo di perdita di segnale. Per quanto riguarda invece lo speaker, adesso andiamo a aprire Spotify, quindi andiamo subito ad ascoltare una nostra canzone. Vi dico subito, lo speaker è mono, esce nella parte inferiore ed è veramente alto. Speakerino, avete sentito, molto alto, soprattutto ben bilanciato, quindi ottima anche questa soluzione di Nubia, ma sapete bene come il reparto multimediale è uno dei reparti più completi di tutti i loro smartphone, di tutti i vari smartphone targati Nubia. Allora, in molti mi avete detto: Guerz, ma questo è basato ancora su Dollipop? No, ragazzi, allora lui appena arrivato si è aggiornato subito, è passato dalla 1.10 alla 1.11 ed è secondo me un aggiornamento bestiale, perché praticamente era un cellulare che lo vedevo un pelino lento, soprattutto anche lo sblocco tramite impronta digitale. Adesso vi faccio vedere, vado a tappare e subito si va a sbloccare il tutto.
era proprio lento, quasi piantato come smartphone, mentre tramite questo update dalla 1.10 alla 1.11 lo smartphone ha completamente cambiato faccia, ha cambiato targa, ma soprattutto ha cambiato marcia. Molto fluido, reattivo, anche il multitasking può tranquillamente restare aperto, può tranquillamente ospitare tante app grazie proprio ai 4 GB di memoria RAM, ma soprattutto a un processore Snap 652 che è prestante ma non è assolutamente energivoro. Quindi assolutamente ragazzi, questo smartphone oggigiorno è un telefono che può ospitare tante cose, lato multimediale, lato gaming, lato fotografico, insomma davvero molto interessante. Questo update ha portato anche, vi dicevo, velocità, ma non solo, ha portato secondo me una versione software davvero stabile. Non abbiamo Nougat, chiaramente si basa tutto su Marshmallow, però è una versione secondo me importante e soprattutto che funziona tutto, notifiche incluse. Parlando anche di fotocamera, sul sito trovate tutti i sample, gli scatti fotografici, ecco perché adesso farò le recensioni un pelino più corte anche per rimandarvi sul nostro sito, perché lì trovate la recensione completa scritta, sono quasi 2500 parole, capite bene che già io non ho voce, poi è anche un piacere, no? Insomma, sfogliare e vedere tutte le fotografie. Quindi vi dico, la fotocamera, la posteriore, 16 megapixel, scatta le foto in maniera egregia, soprattutto perché Nubia mette a disposizione anche su questo phablet la modalità Pro, quindi possiamo tranquillamente andare a scegliere tutto nella nostra foto, le ISO, i tempi, i diaframmi, l'esposizione, insomma si sceglie tutto su questa fotocamera. Quindi anche qua, anche su questo Z11 Max, la multimedialità, soprattutto lato fotocamera e videocamera, sono uno dei suoi punti di forza. La frontale, foto selfie, 8 megapixel, anche qua davvero una qualità degna di nota per questa fotocamera frontale. Per tutti i sample, per tutti gli scatti, trovate la recensione scritta nel link in descrizione. Parlando di display 6 pollici, la cosa che non mi piace, ragazzi, perché per proseguire proprio la mia politica, sono le bande nere a display. Forse uno dei difetti di questo cellulare, vedere questo contorno, questa banda nera, questo spessorino, come anche Xiaomi ha sui suoi smartphone, è secondo me proprio un colpo al cuore. Cioè quando vedi il telefono che è bello, che è costruito benissimo, poi lo giri e vedi queste bande nere, proprio mi cade sul dettaglio Nubia, perché insomma Z11 ha portato un'espressione a livello di display meravigliosa su di lui. Ovviamente, ripeto, sono due cose molto diverse. Questo è Z11 Max, che non ci incastra niente con Nubia Z11, segue la politica Nubia, ovvero Z7, Z7 Max, Z9, Z9 Max, Z11, Z11 Max. Ma tra i due telefoni c'è un mondo, questo tenetelo bene sotto occhio, ma soprattutto in testa. Quindi questo display è bello, è un AMOLED, si vede bene anche sotto il sole, contrasti tarati bene, si può settare tutto via software, ma soprattutto abbiamo anche le edge gesture che vengono riportate anche su questo smartphone. Però ecco, questa banda nera a me non va giù in nessun tipo di telefono, e quindi proseguo la mia politica contro le bande nere a display. Per il resto, onestamente, un display che mi è piaciuto, che mi ha appagato in queste settimane di utilizzo, che preferirei vedere, questo forse arriverà con Nougat, semmai arriverà su questo smartphone, un pelino più di DPI scalati, ma questo è proprio per trovare il pelino nell'uovo. Si può ridimensionare i caratteri, l'ho messo un pelino più piccoli per far stare più cose a display, però ecco, su un 6 pollici preferirei proprio vedere rimpicciolirsi ed allargarsi come un responsive design anche tutta l'interfaccia di qualsiasi tipo di casa produttrice. Insomma, lui ragazzi è un phablet, lui è un phablet che ci porta una batteria da 4000 mAh, vi garantirà sicuramente 2 giorni di utilizzo blando, 1 giorno di utilizzo stra intenso. Io proprio l'ho sfruttato al massimo,
con due SIM al suo interno sono riuscito ad arrivare a 7 ore e 30 di display attivo, ragazzi, ma cosa volete di più? In più ricarica rapida 3.0, quindi si ricarica veramente in maniera veloce questo smartphone da 0 a 100 in meno di 2 ore. Insomma, capite bene che lui è davvero un phablet molto interessante. Il prezzo a cartello 349 euro. È vero che manca l'NFC, è vero che magari, boh, non lo so, gli potete trovare tranquillamente un difetto, perché in tanti odiano questo marchio. Me ne sono accorto perché sto anche frequentando il forum, perché proprio a me piace, ecco, recensire i prodotti non come uno che lo fa di lavoro, perché effettivamente non è il mio lavoro, ma come un appassionato, e quindi mi vado a girare i forum, entro dentro la community, inizio proprio a frequentare i ragazzi. C'è anche un gruppo Telegram che saluto tutti, proprio dedicato a Nubia Mobile, quindi ecco, mi diverto proprio a frequentare, e noto che alcuni, boh, ma nemmeno provano i telefoni, cioè si inventano i problemi per proprio dar contro a queste aziende. Quindi io, boh, ragazzi, a me questo è piaciuto veramente tanto. Ovviamente non è esente da difetti, le bande nere al display a me non piacciono, però il cellulare perfetto, ragazzi, non esiste. Costa 349 euro, vi potete portare a casa questo smartphone con anche il 4% di sconto tramite Guerzo86. C'è la recensione completa, se volete tutti i dettagli possibili ed immaginabili su questo Z11 Max. Io ho finito la voce, ragazzi, ma vi aspetto per parlare insieme di questo prodotto, per parlare insieme di tutto quello che volete sapere su questo phablet. Io, come di consueto, vi ringrazio, vi saluto, cliccate mi piace al video, condividetelo e ci sentiamo nei prossimi video.